più omogenei anche con quella del governo, quindi ringraziamo veramente la struttura di missione per il dissesto che ha molto voluto questa cosa, ci ha supportati, noi siamo supportati da tutte le parti. Ecco, appena finito l'intervento di Alessandra Migliozzi col Ministero siamo assolutamente in sintonia, ovviamente abbiamo questa parte un po' specifica dell'edilizia scolastica, quindi questa cerchiamo di curare in modo più specifico con gli stessi principi. Quindi riassumo, abbiamo parlato della partecipazione, e evidentemente il nostro sito non è così grande pubblico come quello del Ministero dell'Istruzione, ma anche noi intendiamo che in qualche modo il sito sia interattivo e partecipato. Qual è il clou di questa partecipazione? Essenzialmente degli enti locali, che sono i proprietari e i gestori degli edifici delle scuole, sapete, quindi la governance dell'edilizia scolastica è un po' complessa, ecco, perché gli edifici sono di proprietà degli enti locali, le regioni hanno il compito della programmazione, i fondi sono nazionali, quindi vengono dal Ministero e da dipartimenti del governo, quindi diciamo in questa complicazione cerchiamo di rendere partecipi quindi gli utenti da una parte, ma soprattutto gli enti locali, che sono quelli che effettuano gli interventi. Abbiamo la sezione Il cantiere del giorno, io non so se si può cliccare, qualcuno c'ha un computer. Ecco, Il cantiere del giorno, stai in home page e si apre, apriamo questo del giorno, ecco, ogni giorno diciamo c'è un cantiere eseguito in modo specifico, quindi sono le foto del cantiere, c'è una breve sintesi, ecco, del tipo di intervento, un accenno al grado di scuola, quanti alunni, ovviamente il finanziamento che è stato erogato. Questo, in questo caso vedete, il cantiere è concluso, ma ci sono anche cantieri poi aperti e quant'altro, quindi in questo senso ci piace dare visibilità, ecco, alle opere e ai comuni che hanno dei belli interventi. Ogni giorno è da un anno che facciamo questo cantiere, direi che non è concluso per niente, scusate, forse prendendo verso la posizione sbagliata sulle ruspe, comunque. Ci piace in qualche maniera dare visibilità anche proprio con le fotografie agli interventi, proprio per cercare di arginare il fenomeno che diceva Alessandra, per cui le cattive notizie fanno sempre più notizia di quelle buone, quindi 365 cantieri del giorno con fotografie, diciamo, hanno meno eco sulla stampa di un pezzettino di intonaco che cade in una scuola. Abbiamo anche fatto il concorso del cantiere del giorno, quindi dopo un anno di questi cantieri del giorno ci piace che gli enti o i cittadini possano votare il cantiere del giorno, quello più interessante, quello più bello, quindi è una maniera, in qualche modo, di far partecipare, ecco, anche gli enti e i cittadini stessi al sito. Abbiamo quindi il tema della partecipazione, ovviamente un po' più limitato, ma ci piace che sia vivo e vivace. Il tema dei social è molto vivo, quindi è assolutamente collegato al sito web, tutte le news, tutte le notizie, anche quelle minori, vengono veicolate sia attraverso Facebook che attraverso Twitter, e devo dire che soprattutto attraverso Twitter questo suscita un certo interesse. Anche Il cantiere del giorno tutti i giorni viene twittato. Mi piace, come dire, anche ricordare il fatto che l'immagine che abbiamo dato alla comunicazione in generale, al sito web in particolare, sia anche un po' divertente, diciamo, un po' legata al tema della scuola, quindi capiamo che questo all'interno di tutte le pagine del governo è un po' magari trasgressivo, ma ci sembra, come dire, un po' un indice della particolarità anche del mondo della scuola, che ovviamente coinvolge i bambini e coinvolge gli studenti, quindi anche se siamo ogni tanto un po' meno rigorosi, questo ci sembra un plus e non un limite. Tutto il tema degli open data che è stato ricordato, grazie intanto di far passare le immagini. Per quanto riguarda gli open data, che ovviamente è un tema che sentiamo moltissimo, e ringrazio Alessandra di aver ricordato anche le risorse che proprio il Ministero ha previsto, quindi tutti i dati del Ministero, che sono ovviamente tantissimi e interessano diverse tipologie ovviamente di dati, non soltanto quelli relativi all'edilizia, saranno open data. In questo senso si stanno orientando, sono orientati moltissimi ministeri, in questo senso devo dire la struttura di missione del dissesto idrogeologico
sicuramente sopravanzati, perché già da subito hanno avuto un grandioso open data grazie a ISPRA, grazie a tante collaborazioni. Noi abbiamo già comunque online, se torniamo su dato un attimo sul sito delle scuole, perfetto, ecco, su, vedete, sono descritte le linee di finanziamento che abbiamo immaginato con nuovi fantasiosi, in realtà sono delle linee di finanziamento: scuole nuove, scuole sicure, scuole sostenibili, scuole belle. Facciamo scuole sicure, per esempio, ecco, i cantieri vengono anche ricapitolati in fondo, ma ogni linea di finanziamento ha una home page con dei dati riassuntivi. Poi se saliamo vedete che ogni volta c'è cantieri, ecco, sulla sinistra della, no, sulla sinistra, cioè questa è, diciamo, una possibilità di ricerca, ok, per regione. Ma se vogliamo vedere subito la mappa, torniamo su scuole sicure, sulla sinistra, in alto a sinistra c'è cantieri, perfetto. Ecco, scendendo vedete che c'è la mappa, scogliamo, ecco, c'è la mappa con tutti i cantieri. Ecco, in questo caso non sono esattamente georeferenziati, sono posizionati sul centro del luogo di intervento. Se scendiamo vediamo che sono tutte le linee di finanziamento, quindi si possono attivare o disattivare i diversi layer, e ogni volta che andiamo su un puntino, visualizzare, entriamo nella scheda, ecco, si apre una scheda molto semplice in cui è indicato l'ente richiedente, il finanziamento che ha avuto, lo stato di intervento, la tipologia degli interventi. Quindi abbiamo già la possibilità, ecco, di mostrare al pubblico, anche ai genitori, a chi frequenta le scuole, qual è lo stato di attuazione degli interventi sulla loro scuola. Diciamo, speriamo, comunque abbiamo già uno splendido modello, vedo in sala anche chi ci sta aiutando a concludere, proprio di WebG, in modo che gli interventi saranno veramente georeferenziati, ci sarà la possibilità, proprio open data, anche di fare delle query sui dati e quant'altro. Quindi siamo assolutamente allineati con tutto quello che si sta facendo e siamo molto contenti, devo dire, sia della risposta sia di poter dare l'adeguata visibilità anche a questo segmento un po' particolare, ecco, dell'edilizia scolastica, che ricordiamo è sempre stato un po' disperso come finanziamenti nei diversi ministeri per lungo tempo. Forse ricordate, c'era stata una forte competenza del Ministero dell'Infrastruttura, adesso, diciamo, anche presso il MIUR è stata costituita proprio una direzione generale che si occupa dell'edilizia scolastica, quindi le competenze man mano stanno confluendo tutte sul Ministero dell'Istruzione, ma in qualche modo è utile un coordinamento, ecco, di tutto quello che è stato fatto fino adesso, anche perché diamo atto, ecco, per esempio, anche vedete qua, ci sono le linee di finanziamento MIUR specifiche, ma ci sono anche delle vecchie protezioni civile, c'è anche MIT, ecco, quindi stiamo cercando di monitorare proprio per portare a compimento anche tutte delle vecchie linee di finanziamento, quindi diamo atto sia di tutte le novità di questo governo, ma sia di tutto quello che si sta facendo per chiudere e portare a compimento le vecchie linee di finanziamento, accelerare i cantieri. Quindi ci serve un servizio assolutamente specifico per questo settore che assolutamente mancava. Adesso sia in collaborazione, diciamo, con noi, ma poi man mano ovviamente anche il Ministero si attrezzerà, ma questa parte specifica riunisce in questo momento anche competenze di diversi ministeri a cui diamo la possibilità di visibilità, e soprattutto in un periodo in cui, devo dire, le risorse appunto sono ingenti e quindi molto si muove sul tema dell'edilizia scolastica. Grazie mille. Grazie, grazie a voi.